L'iniziativa è quella di dare centralità a quella che è l'imprenditoria femminile nel nostro contesto, rappresentata da Stefania Rinaldi, che è il presidente del gruppo del raggruppamento appunto femminile di Confindustria, e merito a questo gruppo di imprenditrici che, dopo un corso di formazione che si è tenuto qui in Confindustria, hanno voluto continuare su una strada di comunità, di coesione, e da questo ne sono scaturite cose interessanti. Alcune imprenditrici hanno messo in piedi una filiera nell'ambito dei loro settori di appartenenza per potersi, per esempio, presentare insieme a delle fiere. Altri hanno voluto, coniugare il concetto di impresa al concetto di cultura, ed ecco che è venuto fuori questo bel libro, Tratti di donne, che sono appunto rappresentano le storie di 15 imprenditrici. Ciascuno ha raccontato come si è avvicinato al mondo dell'impresa, e in ciascuno di esse dietro troviamo effettivamente quello che è, la grande forza, la grande capacità che contraddistingue oggi la donna all'interno delle imprese. Noi abbiamo voluto ospitare questo momento anche legandolo alla cultura, perché ci sono dei quadri che sono, legati e relazionati a ciascuna di esse. È un modo, importante per essere, come io amo dire, comunità, e per cercare di dare un messaggio forte che va al di là delle quote rosa, che va al di là delle proporzioni al bilancino che in altri contesti ci sono. Nelle imprese queste cose non esistono, ma va avanti la capacità, va avanti la caparbietà, e noi abbiamo un sistema di imprese guidate da donne che è fonte di grande successo. Noi siamo dinamiche, iperattive, e cerchiamo di portare un contributo al territorio, ma soprattutto cerchiamo di far vedere una faccia della medaglia del territorio ricca ed evoluta, e che vuole esprimere creatività e innovazione. Le 15 protagoniste sono imprenditrici, e naturalmente l'autrice Giuliana Sacca, con le sue pennellate innovative, ha voluto trasferire i tratti poliedrici delle protagoniste, naturalmente un racconto work and life balance che si ispira anche a dei tratti manageriali proprio ispirati ai tratti di ogni singola protagonista. Giulia De Matt è l'autrice delle tele, e ancora dobbiamo svelare il mistero di Giulia De Matt. Comunque ognuno di noi ha scelto la sua tela, e ognuno di noi ha dei tratti e un'identità ben precisa, e che viene raccontata naturalmente nel libro attraverso questa storia personal professionale, e che accompagna quindi il lettore in un itinerario con un vissuto esperienziale, personale e professionale. Inizia però con She Business, ce ne puoi parlare? Assolutamente sì, She Business è un percorso formativo dinamico e innovativo che ha visto coinvolgere 30 imprenditrici della provincia di Salerno, un percorso personal professionale sulla leadership e self empowerment, e questa formazione è stata organizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, è stata finanziata dalla Camera di Commercio di Salerno coordinata con Asso Service. Il best practice, il She Business, è stato presentato come best practice alla firma della Carta per le Pari Opportunità su iniziativa del Ministero delle Pari Opportunità. E da She Business poi è nato un nuovo brand, iMood, una rete appunto di imprese su iniziativa del presidente del gruppo Sistema Casa, che è in Confindustria, Paola Cianciullo, e questo nuovo brand esprime la filiera del legno arredo, l'Italian Style. Quindi She Business, iMood e Tratti di Donne sono la volontà di tangibilizzare progetti concreti di valore di un territorio che vuole esprimere la sua, vuole comunicare innovazione e creatività. Quindi è nato anche un networking imprenditoriale.